Torre dei Saraceni. Benvenuti in una nuova puntata. Ci troviamo nuovamente su un battello direzione isole. Quando si prende un battello così è sempre una bella emozione pensare di andare a raidare in un posto, beh, comunque esclusivo. Prima volta in vita mia che vado verso l'isola del Giglio. Spettacolo. Abbiamo trovato una piccola traccia di una gara che non è mai stata fatta, perché ritenuta troppo tecnica, una gara di enduro, e quindi con il compagno di avventure ormai Marco, che è qui con me questi giorni, andiamo a esplorare questa nuova isola. Andiamo a vedere un pochino il castello del Giglio. Wow! Salve! Buongiorno! Questa notte, buongiorno! Buongiorno! Buongiorno. Possiamo souvenir, eh? Che bel borghetto! Ragazzi, guardate che panorama, dov'è lo Stefano qua? Qua siamo sul punto quasi più alto, il paese più alto del Giglio, tra le mura. Tra l'altro bisogna anche dire che in queste isole qua ovviamente il paese originario era qua su, non giù dove c'è il mare, per paura dei pirati, che onde eccetera, tsunami. Marco, ma senti anche te i profumi di quest'isola? Rosmarino, macchia. Ragazzi, siamo quasi in cima al crinale. Bellissimo qua, è tutto granito queste rocce qua. Quindi dovrebbe avere un ottimo grip in discesa. Non oso immaginare i trail. Lassù mi sa che c'è la croce, che è proprio il punto più alto in assoluto. Siamo sotto al Poggio della Pagana, il punto più alto dell'isola, che è ben di 500 metri di altitudine. I sentieri sono tenuti in una maniera perfetta, erba tagliata e passaggi tecnici in salita. Passaggi tecnici in salita, rapporti sbagliati a gogo. Wow, trialistica qua la cosa, però meravigliosa, col suo grip qua, ragazzi, è pazzesco. Olè. Che buco, hai visto? Ah,
Ci credo che non hanno fatto la gara di enduro, perché qua se uno fa la gara si ferma ogni 2x3 a fare le foto del panorama. Come fai a fare una gara in questo ambiente qua? Impossibile, cioè devi guardarti intorno, è troppo bello. Oggi sì che è vicino il mare, Marco. Oggi ci finiamo dentro, no, come ieri. 70 km ieri per raggiungere il mare. Radone. Qua linea da trovare, via, giù qua. Free ride. Pazzesco. Mai visto. Non so se guardare il trail o il mare. Infatti bisogna fare attenzione al sentiero, ma uno guarda giù al faro lì. Stefano non arrivava più. Eccolo qua. C'è qualcosa attaccato al piede. È una semplice pedivella. Però va, guarda che scorre. Che roba, che pedali Cambradas. Ho perso il tappino sopra. Ho perso il tappino. Oh, guarda fino a questo. Qua siamo in mezzo all'oceano, guardate, lui cerca un tappino. Io lo vedo un po' dura. Adesso qua cominciamo a staccare, ecco, bravo. Adesso torna su a cercare il tappino. Te può figurare. Era qua che c'ho. Ma, già. Metti un tappo del vino, dai. Qua. Appena arriviamo alla spiaggia, quello lo metto sicuro. Siamo tornati in carreggiata. No, ancora. No. Oh, aspetta. Gli spinazzi del Giglio. Guarda che roba, eh. Pensa a avere le camere d'aria. Vietato. Passaggino SRAM. SRAM addicted. E passo. Quello era il passaggio crank. Brother. Vai. Sante 29. Ragazzi, siamo a sud dell'isola adesso ed è piena di vigneti. La cantina si chiama. Senti, oh! Vai con la prossima risalita! Marco, hai aperto l'acqua lì, si è interrotta qua. La sorgente dell'isola. Ah, acqua che non sa di cloro, buonissima. C'è solo un rubinetto in tutta l'isola, la sorgente è questa. Scendiamo a Campese, che Campese. È di giù al mare, lì. Guarda sotto. Che vediamo che spiaggette. Parchiamo. Andiamo. Non c'è tempo da perdere, il pranzo ci attende. Woohoo! Scivolosa, con quest'erba. L'erbetta è scivolosissima, secchissima. Gradoni. Ah, però. Granito a gogo. Toccato? Ho toccato sotto. Aspetta che guardiamo che c'è un bici. Oh, guarda avanti che c'è un serpentazzo qua, vai. C'è un serpente? Si è passato sopra il serpente. Ah, wow, wow, wow. Ah, cosa pizzica. Ah, che spettacolo. Nelle spine. Ah.
Sì. È ora del picnic. E vai. Qua la baita con la torre dei Saraceni. Caletta. Wow. Ragazzi, è difficile chiedere di più. Guarda, si possono anche fare i tuffi e prendere i ricci. Direi che non potevo chiedere di meglio per il pranzo di oggi. E allora il pranzo? Dato che il pranzo di ieri per di più non c'è neanche stato, oggi ce lo godiamo doppio. Infatti abbiamo un sacco di cibo. Che bello! Ia! Questo qua si chiama Trail del Tramonto. Tra un paio d'ore dovevamo venire a farlo. E scendiamo fino al faro di Punta del Fenaio. Wow! Wow! Caratteristico. Oh, ci sono i sassi qua nell'erba. La giungla. Vediamo con quante ferite usciamo. Sinistra. So cool! A filo! Achtung cactus! Allora di qua! Stavamo agli ulivi. Però si passa bene. Sì. Si passa. Sì, sì, sì. Giusto un pezzettino qui che c'è l'erba fina così alta, ma andate giù bene. Ma grazie. Posso chiedere una curiosità? Viene tagliata l'erba su tutta l'isola? Cioè su tutti i sentieri dell'isola? Sì, la maggior parte, sì. Beh, viene fatto adesso in primavera? Sì, in primavera. Quindi adesso, perché alcuni abbiamo beccati con tante ancora da fare. Sì, sì. Chicco. Sì. Grandi. Grazie. Grazie. Va bene, ciao ragazzi. Dai. Ciao, ciao. Grazie, buona giornata. Si passa bene. Au, au, au. Si passa bene, ragazzi. Tanti passaggi SRAM, eh? Secco. Anche Shimano, mi sa. E Santur. Sono gli sponsor dell'isola. So nice. Fry. Vai, vai, butta, butta! Metti il turbo, Enlet. C'è la strada proprio. Caliente adesso la situazione. Porca miseria. Appena cala il vento, diventa muy caliente. Vedi Marco questa salita senza la e-bike? Da gambe che bruciano. Ah, io la vedevo spinta. Uh. 40%. Anche un po' di più. E non è finita. È una strada pensata bene. Mamma mia. Ragazzi, modalità turbo. No, mi sono bloccato. Che pendenze sono? Cioè. Guarda lì, spiaggia della Monella. Sì. Vai giù la spiaggia. E poi torna su. Ragazzi, dato che io ho ancora più batteria residua di Marco, adesso lo frego io su queste salitone. Mi setto la Rise sul profilo 2, massima potenza e via di newton metri. Tanto siamo quasi arrivati.
manca poco. Abbiamo ancora l'ultima discesa che si prospetta molto interessante. Mi sono andate le rampe? caldino. Io ho 60 newton metro adesso. C'è chi può. Sì, però poi tocca spingere la bici su per la strada perché è finita la batteria. Ma figurati, ancora il 50%. 50%. Ragazzi, ultimo trail via Pentovaldo Arenella. Questo è pulito. Questa è una figata. Aspetta, non è successo niente. Ha rischiato la vita lì. Perché ho girato troppo il piede per curvarmi, si è sganciato, no? Wow. Attenzione, battaglione. Occhio. Ah, si è incrodato. Anche lo Steve si incroda. O meglio, anche lo Steve si incaglia come la Costa Concordia ha fatto qua. Drop. È un full gas. Yuhu. Questo finora è il più bello di tutti e quattro. Assolutamente. Sasso. Passaggino. Quello lì era il passaggio Crank Brother, SRAM e Shimano tutti insieme. Wrong line. Questo era un gran bel drop. A conoscerlo. Wow. Bello, eh? Spettacolo. Questo è forse il più bello di tutti e quattro. Questo è forse il più bello, questo insieme al primo. Primo il quarto. Adesso andiamo a prenderci un gelatino. Prendiamoci il gelato, vai. Via. Grande Marco. This is the end. C'è da dire una cosa, ragazzi, queste super trail di Svalbe hanno retto la grande i sentieri rocciosi dell'isola del Giglio. Davanti alla Magic Mary, che è una gomma comunque anche abbastanza impegnativa, ma quello che mi ha stupito è il Nobby Nickel posteriore. Oltre ai tasselli che devono ancora dare segni di cedimento, però la spalla veramente passa a pieni voti. Su e-bike gli ho dato anche parecchio. Top. Super soddisfatto. Siamo rientrati sulla terraferma, giornata splendida, abbiamo preso tanto di quel sole e direi di concludere andando a trovare i ragazzi di Bike Service Massa. Glinglon! L'ho mandato una mail anche io. Ciao ragazzi! Quella! Permesso! Avanti, avanti! Allora, come va? Ciao ragazzi! Siamo di rientro dal Giglio. Com'è andata? Bene. Bella tosta? Belli sì, tecnici, eh? È un bel sole, mi sembra, eh? Sì, eh? Bene, bene. Ci raccontate un po' di questo nuovo posticino? Altro che.
Abbiamo aperto lo shop qui da neanche un mesetto, quindi fresco fresco di inaugurazione di poco tempo fa. Bike Service Massa Marittima è la nuova appunto società con cui da quest'anno andremo a gestire praticamente l'offerta dei servizi bici a 360 gradi sulla destinazione di Massa Marittima. Quindi conoscete già un po' Massa Marittima, insomma, per il suo trascorso, le gare, i sentieri, il trail building e quant'altro, però da quest'anno abbiamo cercato di mettere un po' sotto un unico cappello tutti i servizi, dal noleggio alle guide, agli shuttle, ai corsi di guida, alle consulenze varie, per poter avere un riferimento appunto anche per le strutture ricettive che non sono alla fine dei bike hotel, o comunque per i clienti che arrivano a Massa Marittima e sanno che si fa bici di qualità, per dargli un riferimento e quindi poter essere in grado di accedere a tutti questi servizi. Molto interessante, l'offerta così diventa veramente di qualità. Sì, e soprattutto appunto accessibile a tutti. Il punto shop è un po' la conferma, magari in base anche alla location che abbiamo avuto la fortuna, diciamo, di poter usufruire, e quindi il cliente che magari viene a Massa Marittima per la gastronomia, per il territorio, per la cultura, per l'arte, per quello che è, può provare, grazie all'avvento magari anche delle bici a pedalata assistita che ormai conosciamo bene nei vari test e quant'altro, a vivere il territorio appunto magari proprio sulle due ruote, piuttosto che il classico appassionato che sa, insomma, che ci sono dei bei sentieri da poter percorrere, con tutte poi anche le aree limitrofe che so che avete, insomma, già visitato nelle vostre avventure, finalizzare il tutto appunto con i nostri servizi. Grazie mille Francesco. Allora, noi lasciamo in descrizione i loro contatti, il sito web, quindi mi sa che vi stanno aspettando. Se volete venire a visitare la Toscana, questo è sicuramente il posto giusto per partire con le vostre avventure. Ragazzi, io direi di andare a bere una birretta e concludere. Ma perché la nostra no, a quest'ora ci sta la grande. Grande. Andiamo. Grazie mille. Beh, ragazzi, direi che si conclude così il nostro bellissimo viaggio. Alla salute. Alla salute. Iscrivetevi al canale.